Allora ragazzi, quindi iniziamo subito e testiamo il nuovo metodo di vendita. Prendiamo un oppressor, io raga userò l'oppressor perché in questo account ho giusto questi che avevo aggiunto. E come li vendiamo gli oppressor, come tutti ben sanno, penso raga. E chiedi terabyte. Perfetto. E adesso andiamo a vedere un po' cosa succede. Ce l'ha messo laggiù. Una volta che siamo dentro, vendiamo. Quindi una volta all'interno, raga, andiamo a vendere il primo veicolo. Lo vendiamo 3 milioni e 8. Ok? Venduto. Ah, confermiamo. Adesso usciamo da qua, che ci butta fuori in automatico. E ne chiamo un altro, raga. Vediamo un pochettino. Secondo veicolo, raga. E infatti è 1.900.000, raga. Porca miseria. Confermiamo ciò che Rockstar ha detto. Prezzo la metà, raga. Pesante, eh. Ora vendiamo anche questo. Quindi ora il terzo dovrà valere il 20% del primo, che non l'ha precisato Rockstar. Ci darà direttamente un blocco vendite? Non ci valuterà più il veicolo? Adesso andremo a scoprirlo. Freccia a destra, vendi. E raga, 760.000. Pesante, 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 pesante. Vendiamo anche questo. Quindi a questo punto, raga, siamo all'interno del nostro terabyte con il quarto veicolo, che dovrà valere il 5%. Andiamo a venderlo, non puoi più vendere. Raga, quindi sfattiamo sta cosa qua. Il blocco vendite te lo dà lo stesso. Come ben vedete, io ho preso il blocco vendite. Avevo già sicuramente preso il blocco in passato con questo account, quindi potevo vendere quei 4-5 veicoli. Il blocco, se ce lo avete, a questo punto vi rimane. Non è che cambiando il metodo, raga, è cambiato anche il vostro blocco. Assolutamente no. Quindi il blocco c'è. E bisogna vedere se dopo il quarto veicolo effettivamente i veicoli valgono ancora qualcosa o no, raga. Comunque sia, il blocco lo si può prendere lo stesso e bisogna stare veramente attenti. A questo punto che dire? Io lascerei un mi piace se vi è piaciuto il video, raga. E niente, vi saluto. Alla prossima. Sbadabam.